scoperto che a me piace guardare le cose, la vita, con le lenti di mille colori. Ho bisogno di reinventarmi, di rigenerarmi continuamente. Fifty shades of color with me. Creativa, solare, ironica. Gli aggettivi non bastano per descrivere la vulcanica personalità di Lodovica Comello. Un'altra? No. Dai, un'altra. No, cantante, attrice, showwoman dai mille talenti, la giovane artista friulana ha sempre spaziato tra i generi. Capito, no? Da idolo dei teenager nella serie Violetta, è approdata con naturalezza al ruolo di conduttrice dei grandi show targati Sky. Brava Lodovica! Ma la musica rimane la sua prima grande passione, come dimostra il singolo appena uscito e il tour che si prepara ad affrontare. Bene, bene. Il mio nuovo singolo si chiama 50 Shades of Colors. Mi piace pensare che sia il punto di partenza perfetto dopo l'ultimo anno che ho vissuto. Un anno dove per me sono cambiate un sacco di cose che mi hanno fatto scoprire un'infinità di possibilità. È un invito a vedere la vita a colori, fidandosi dei propri istinti e fidandosi di quello che uno sente. 50 Shades of Color with you. Un pezzo molto, molto fresco, molto estivo e insomma io ci credo moltissimo. La voglia di cantare ce l'ho sempre avuta, sempre, sempre, sempre. Niente, nessuno nella mia famiglia ha a che fare con la musica, però se n'è sempre ascoltata tanta. E io ho iniziato ad incuriosirmi verso la musica e ho detto per la prima volta a papà: voglio suonare la chitarra, perché stavo sentendo un pezzo dei Pink Floyd che si chiama Lost for Words, che è il pezzo della mia vita. C'è una chitarra in quel pezzo che parla e io la sentivo, papà mi faceva sentire sempre lo stesso assolo, a loop, riavvolgeva la cassetta, il nastro, e io mi ero innamorata di quella chitarra e ho detto: papà, voglio suonare come Pink Floyd. Quindi a 6 anni mi hanno iscritto al mio primo corso di chitarra e vabbè, mi si è aperto un mondo. Ho iniziato a voler conoscere il piano, ho iniziato a voler cantare, insomma, più tardi si sarebbe rivelata qualcosa di più che una semplice passione. Io volevo che fosse la mia vita, il mio lavoro. Ho vissuto fino ai 19 anni a San Daniele del Friuli, dove ho finito il liceo, eccetera, eccetera. Ho fatto finta per un breve periodo di volermi iscrivere all'università e poi ho preso papà e l'ho trascinato a Milano, dove volevo fare insomma questo provino per entrare in questa accademia di formazione per lo spettacolo. Il mio mondo era come stare a Saranno Famosi, gente che suonava nei corridoi, improvvisavano dei flash mob, era fantastico, sembrava un film. A fine del secondo anno il provino più fortunato di tutti, che è stato quello per Violetta. Una ragazza della segreteria dell'accademia mi dice: ti va di sostenere questo provino? È in spagnolo. Non parlavo assolutamente lo spagnolo, però non ci ho pensato minimamente. Ho detto: sì, andiamo! Una settimana dopo mi dicono che ero stata presa e ho chiamato mio padre, si è messo a piangere al telefono. Prima volta che ho visto mio padre piangere. E niente, un mese dopo ero in aeroporto e da Malpensa partivo per Buenos Aires. Ci siamo conosciuti tutti fra di noi, siamo diventati poi una famiglia meravigliosa che ha condiviso un set per 3 anni e mezzo. Abbiamo riempito palazzetti, stadi, è stato veramente fantastico. Il periodo in Argentina non è stato fortunato solamente lavorativamente parlando, ma anche sentimentalmente, perché sul set di Violetta proprio ho conosciuto quello che oggi è mio marito. E all'inizio era semplicemente un buon amico che mi portava in giro per la città, faceva da cicerone. E poi insomma, vabbè, è nato l'amore, un amore meraviglioso che poi ci ha portato appunto a sposarci praticamente pochissimo tempo. Con lui è nata un'intesa anche artistica e diciamo che la nostra prima collaborazione a tutti gli effetti è stata il video di I Only Wanna Be With You. Vivendo la gravidanza di mia sorella, a cui sono legatissima a distanza, sentivo che mi stavo perdendo il periodo più importante, più bello della sua vita, ci tenevo a far qualcosa che rimanesse per sempre e che eventualmente la bimba avrebbe anche visto poi un giorno. Con le mie manine ho disegnato lo storyboard scena per scena e in una giornata abbiamo realizzato questo video
che abbiamo pensato dal nulla. È una cosa di cui andiamo veramente molto molto fieri e che poi ho dedicato a, insomma, la mia nipotina. E l'ha visto ma non penso abbia capito. Rientro in Italia dopo Violetta, carica di esperienze, di gioia, e arriva una telefonata inaspettata. Così come un fulmine a ciel sereno, la proposta di condurre uno dei programmi di punta della televisione italiana. Benvenuti, ciao Milano! Got Talent è un programma che amo per il semplice fatto che mette lì su quel palco tutti allo stesso livello, grandi, bambini, piccini, anziani. Ma che bello, ragazzi! Tutti a sottoporsi al giudizio dei nostri giudici con la stessa umiltà e con una speranza gigante racchiusa in 100 secondi. Vai e spacca. Bocca al lupo. Lo vivo da un angolino molto privilegiato. Entro in contatto con tutte queste persone molto emozionate, molto tese, molto cariche. Vedo uno spaccato di emozioni spettacolare e mi ci rivedo anche un sacco, soprattutto. Singing in the Car è stato fantastico per due motivi. Casting in the Car, prima! Ho potuto interagire con una quantità di artisti, mi ha arricchita molto questa cosa. Essere una donna non vuol dire riempire solo una minigonna. E poi per il fatto che la mia cultura musicale, te lo giuro, ha fatto... Wow. Con Singing ho dovuto imparare un repertorio così di musica italiana, bella vintage, di cui adesso vado fiera, perché ho scoperto delle cose che, insomma, prima ignoravo assolutamente e adesso dico, cavoli, però, e ogni tanto le riascolto. Amo! Woo! Io amo! Fra recitare, condurre, cantare, cosa mi piace di più? Lei, da grande, che cosa vorrebbe fare? Non te lo so dire, non te lo so dire, né te lo voglio dire. Bello, bello, mi viene in treppa già sta cosa. Sì, la mia prima passione è la musica, però quest'anno sono cambiate un sacco di cose. Recitare nel film di Brizzi è stato un colpaccio. Facciamo una cosa, lascia fare a me, ci parlo io. Qua era richiesta una recitazione molto più pulita, credibile, reale. Recitando sul set di Violetta devi essere sempre bello energico, bello sprint, le facce, le mossette, molto pop. E quindi Brizzi ha avuto, povero, il suo bel da fare a dirmi Lodo, Nino. Cosimo, sono o non sono la modella più brava con cui tu hai occasione di lavorare? Di solito lavoro con tante modelle brave, ma tu sei la migliore. Nella vita di tutti i giorni sono piuttosto pigra. Se fosse per me, veramente uscirei di casa con le prime cose che raccolgo dall'armadio. Però con il tipo di lavoro che faccio, ci tengo a curare il mio aspetto e soprattutto ad avere un look molto riconoscibile e che mi caratterizzi. Difatti quando sta per uscire un disco, un singolo, insomma, c'è un'occasione importante, in genere sempre accompagnata da relativo shooting fotografico. Brava, bravissima, guardami, guardami, guardami. E lì mi sbizzarrisco e sperimentiamo col trucco, col parrucco, con i vestiti. Lei è esplosiva, è dinamica, è divertente, è brava, è intelligente e capisce al volo quello che comunque vogliamo, che io voglio quando nelle foto. Per cui dopo mi paghi. Tra le mie innumerevoli passioni, ebbene sì, c'è anche il disegno e ultimamente la pittura. No, ho sempre disegnato, sin da quando sono piccolissima e passavo i miei pomeriggi a disegnare. Fra i capolavori del mio repertorio annoveriamo Frida Kahlo, olio su tela. No, non è vero, è acrilico. Una cosa in comune fra me e Frida... Io mi sento un po' super donna come lei. Cerco di omaggiare la vita almeno un decimo di quanto l'ha fatto, ecco, lei in passato. La canzone, come la musica, è molto forte, è molto colorato, è molto d'impatto. È proprio... cioè, è proprio come... Con Ludovica ci siamo confrontati, lei era molto determinata ad appoggiarsi sulla coreografia, lei si è preparata e ha costruito un po' tutto quello che sono i meccanismi che poi accadranno durante il clip. Il pubblico dei giovani è un pubblico
molto particolare, perché è particolarmente affettuoso. Poi questa è la generazione dei social e hanno bisogno di avere contatto con te. Mi riconoscono, mi fermano, mi lasciano i regalini. Grazie. Pensa che i miei genitori in Friuli hanno dovuto staccare il telefono direttamente perché era diventato un call center, specialmente nell'epoca di Violetta. Il telefono suonava giorno e notte e quindi è una certa, sai che c'è. Poveretti, gli ho rovinato la vita. Per quanto un video, una canzone possano essere d'effetto, non sarà mai come la resa live dello stesso pezzo. Sensazioni molto positive sui live che mi aspettano. 1, 2, 3, 4. Per preparare un buon live si parte dalla scelta dei musicisti e poi si prende un periodo tra i 6 e i 10 giorni di prove. Si passa alla seconda fase, che è l'allestimento, che assicura ogni minimo particolare prima di arrivare alla prima data del tour. Non vedo l'ora, oltretutto sarà la prima volta che presenterò dal vivo, insomma, i pezzi nuovi, quindi c'è anche un po' di curiosità nel vedere se ci sarà un nuovo pubblico, perché nel frattempo, insomma, ho fatto un po' di cose, sento che si è allargato, che mi sono fatta conoscere da più persone, quindi niente, grande attesa e non vedo l'ora semplicemente di essere su quel palco. Le tappe che ci aspettano saranno Roma, 19 maggio, Arcimboldi a Milano, 26 maggio, e Udine, il Parco del Castello, quindi sarò a casa mia, il 21 luglio. Qualcosa che ognuno di noi, volente o nolente, ha. Le mille bolle blu, blu, mi sento dondolar blu, tra mille bolle blu che danzano su grappoli di nuvole. Sia molto importante incoraggiare uno a seguire le proprie passioni, perché se uno ci crede, se uno arriva e si consegna nel modo più trasparente possibile, io penso che sia sicuro un risultato. Dopo tutta sta pappardella che ti ho fatto, voglio invitare tutti voi a non perdervi gli spettacoli, ragazzi. Mi raccomando, vi aspetto, sarà un momento molto molto speciale. Per me è sicuro, ma so che lo sarà anche per voi.